No, non ce l'ho, non ce l'ho. Pensavo di avere la verità in tasca, ma non ce l'ho. Ma io penso che non ce l'ha nessuno poi la verità in tasca. Ragazzi, è il mio pensiero, cioè ho visto gente, è il mio pensiero, è quello che io ho visto, cioè nessuno ha la verità in tasca, ognuno dice la propria, eh? In questo mondo è bello anche per quello, il calcio poi è bello anche per quello, perché uno lo vede in una maniera e uno lo vede nell'altra. Quando c'è il dubbio è così, non c'è niente di netto, a me mi è sembrato, però la verità in tasca non ce l'ho, perciò potete credere. O potete continuare ad avere il vostro pensiero. L'importante è farlo con educazione, mi raccomando, e col sorriso con le labbra come faccio io. Perciò, belli siete e buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike nella casa del pane e baloni in questo nuovo video, il video della classifica, ragazzi. Analizziamo questa classifica adesso più che mai perché insomma poi staremo fermi 2 mesi, perciò la classifica dice molto. È una classifica sostanzialmente dove cambia veramente poco in alto, eh? Però insomma, noi l'analizziamo perché c'è qualche cosina che si intravede comunque. Detto questo, vi invito subito a mettere un bel like al video e ad iscrivervi al canale, ragazzi, se non lo avete ancora fatto e vi fa piacere far parte di questa community, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati ogni qualvolta pubblico un video, ragazzi. E non solo, scaricate l'app di OneFootball, vi invito a scaricare l'app di OneFootball perché veramente è un'app totalmente gratuita che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, 365 giorni all'anno. Personalizzabile con la vostra squadra del cuore, highlights di Serie A, highlights di Serie B, calcio in streaming, campionati esteri, tutto sul calciomercato, statistiche, indiscrezioni, pronostici, so, tutto e di più. Tutto quello che riguarda il calcio, l'app di OneFootball te lo dà e te lo dà gratuitamente. Link in descrizione, scaricate l'app di OneFootball. Bella è l'app di OneFootball! Detto questo, ragazzi, prima di partire alla classifica voglio fare un saluto. Non è una cosa che faccio sempre e non penso di ripeterla, perciò. No, adesso a parte gli scherzi, però voglio salutare un amico, Chicco, è un amico di famiglia, lo abbraccio forte, mi raccomando, fai il bravo Chicco, sempre Forza Milan, lo sappiamo, ma questo lo sappiamo, e cioè ci vediamo prossimamente. Un abbraccione di cuore a Chicco, bello sei Chicco. Dai, detto questo, partiamo con la classifica, ragazzi. Allora, innanzitutto fatemi mettere gli occhiali, se no non vedo una cippa lippa, e partiamo come sempre dal basso. Verona, 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 Verona è sfortunato, devo essere sincero. A sto giro è stato sfortunato perché nelle ultime 2 partite non l'ho visto male, però poi sostanzialmente quando perdi e non muovi mai la classifica, diventa poi dura vedere uno spiraglio, no? Insomma, anche quando fai qualcosina in più, poi comunque la perdi. Lasciamo perdere la partita scorsa, comunque non sono quelle le partite che il Verona deve vincere, ha giocato con la Juve e nonostante tutto aveva fatto bene, si era vista una reazione dopo che è passata in svantaggio e comunque l'ha persa. Ieri ha perso con lo Spezia, insomma, diventa difficile, deve muovere la classifica, se non fa, non lo fai con una vittoria, in questo momento c'è poco da, bisogna far, essere un po' più concreti, ecco. Mi spiace, però insomma male, male questo Verona deve cambiare trend, così come anche la Sampdoria, idem con patate, cioè la Sampdoria addirittura perde in casa anche contro le dirette avversarie per la salvezza e allora lì diventa difficile. Se tu anche con chi puoi giocartela non fai risultato e addirittura perdi in casa, insomma, ha perso in casa con Lecce, ha perso in casa col Monza. È difficile, perde poi sostanzialmente quasi sempre. Si pensava che col cambio dell'allenatore potesse avere qualcosina in più a livello di cazzimma, ma così non è stato. E insomma, diventa difficile. Perciò, sono 2 squadre veramente, veramente in serie difficoltà. La Cremonese chiude il trio della retrocessione. Forse sì, i punteggi sono quelli: 5, 6 e 7 punti. Però magari nella Cremonese qualcosina in più si è vista. Poi comunque raccoglie poco, è l'unica squadra che ancora non ha vinto in questo campionato, a differenza delle altre due che hanno meno punti, ma sono riuscita a vincere almeno una partita. La Cremonese non ha vinto, ha strappato quel punto col Milan e se poi dopo non riesce a fare praticamente il risultato, quando giochi con una diretta. È vero, l'Empoli è un pizzico un po' più superiore, no? Perché ha perso con l'Empoli venerdì, però insomma.
non è quelle che l'Empoli non è una squadra che sta proprio in alto. Lì io voglio vedere un qualcosina in più dopo che arrivi da una prestazione fatta come quella fatta col Milan e avendo strappato un punto lì. Io mi aspetto che con l'Empoli faccia qualcosa in più la Cremonese. Non l'ha fatto e insomma, male, male sono le tre squadre che meritano di star là. Subito dopo c'è lo Spezia che comunque è abbastanza distante, sono 6 punti, 2 partite di differenza. Lo Spezia, diciamo, è andato a vincere a Verona, appunto, sono quelle partite che de quando devi fare punto non te le devi far scappare, e lo Spezia ha fatto il contrario di quello che ha fatto il Verona, non se l'è fatto scappare. È così, ragazzi, così come il Lecce non si è fatto scappare la vittoria contro la Sampdoria. Perciò la differenza tra quelle squadre sono proprio lì, che anche quelle fanno fatica, però poi quando c'è da fare il punto con chi è al tuo livello lo fai, e loro l'hanno fatto. Sostanzialmente la differenza sta lì. Spezia a 13 punti, Lecce a 15, un po' meglio dello Spezia, però insomma è lì e sono comunque a distanza di quelle tre lì. Oggi quelle tre sono veramente lontane, lontane. Arriviamo al Sassuolo, 16 punti. Così come il Monza, il Sassuolo che perde il derby contro il Bologna. In questo momento il Bologna è in ottime condizioni, il Sassuolo un po' così così, però diciamo che sta facendo maluccio nelle ultime partite, però insomma ha avuto i suoi problemi. Adesso c'è stato il rientro di Berardi, ci saranno 2 mesi per riprendersi. Insomma, comunque il Sassuolo me lo aspettavo un pizzico più in alto, ma va bene, non, ha sempre tempo per rifarsi, è una zona un po', diciamo, franca. E vediamo se riesce a rialzarsi un pochettino. Ricordiamo sempre che il Sassuolo ha perso un sacco di titolari, da Raspadori a Scamacca, perciò non è poi facile. Non ha avuto Berardi fino a poco tempo fa, insomma, non è semplice. Però è là. Monza invece che mi stupisce, che pare appunto al Sassuolo. Il Monza oramai è. Ieri addirittura fa una grande vittoria contro la Salernitana, è vero in casa, però insomma Monza che gli manca Sensi, che è il fulcro del gioco, la Salernitana che è comunque un'ottima squadra, ha vinto partite importanti con la Lazio a Roma, ha pareggiato con la Juve a Torino, insomma. E Monza è riuscita a vincerla, perciò dopo il cambio d'allenatore, che non è sempre una cosa semplice, è riuscita a riprendersi e vince le partite che deve vincere. Vince le partite che deve vincere per salvarsi. Al Monza non gli si chiede. Juve a parte, che forse è stata l'unica partita, no? Dove il Monza, cioè, nessuno si aspettava la vittoria. Le altre le vince quelle che deve vincere. Insomma, si vede, 16 punti. Adesso è in una situazione di classifica. Non, chi l'avrebbe mai detto? Fino a qualche tempo fa, quando c'era ancora Stroppa, sembrava la vittima del campionato. Nessuno pensava potesse mai. E invece adesso è in una situazione, ragazzi, 16 punti, praticamente a 9 punti di distacco dalla zona retrocessione. Bella, con quelle che non vanno neanche avanti. Cioè, diventa impensabile adesso. No? Però, insomma. Empoli 17 punti insieme alla Salernitana, due squadre in questo momento in ottima salute, sia Empoli che Salernitana. L'Empoli però arriva dalla vittoria, la Salernitana dalla sconfitta, però aveva fatto molto bene prima la Salernitana, perciò per la Salernitana è una grande posizione quella, perché insomma l'anno scorso la Salernitana lottava per non retrocedere, quando è arrivato Nicola non gli si dava 2 lire, nessuno pensava mai potesse salvarsi, invece si è salvato alla grande e quest'anno è iniziato alla grande. Ci può stare perdere la partita contro il Monza, poi comunque è rimasta con l'uomo in meno, perciò insomma bisogna vedere anche la, però sta facendo un grande campionato. E l'Empoli, anche l'Empoli per quello che è, diciamo, adesso vince anche l'Empoli, siamo sempre lì, ragazzi, vincono le partite che devono vincere. L'Empoli vince con la Cremonese, cioè, insomma, fa grandi prestazioni. Poi io l'ho visto anche col Milan non gioca male, perciò è una buona squadra l'Empoli. Bene, bene tutte e due, tutte e due. Anzi, fatemi cambiare qua che siamo arrivati, appunto. Eravamo all'Empoli, Salernitana. Bologna 19 punti. Bologna si è ripresa alla grande, ragazzi. Non pensavo, devo essere, faccio mia colpa. Bologna, ultime 5 partite, 4 vittorie, una sconfitta. La sconfitta è stata esagerata, ha preso 6 gol in quella partita. Però al di là del risultato, che poi ci può stare perdere in casa con l'Inter, che sta facendo benissimo e che è in un momento proprio forte, forse è troppo esagerato il divario, il distacco, il punteggio. Però insomma il Bologna poi sta facendo bene, perché ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5, perciò è tanta roba. Vince un derby in maniera netta, si è ripreso benissimo, navigava in acque non belle, perciò insomma, tanta roba per l'Udinese adesso essere in quella situazione, perché era messo maluccio, adesso a 19 punti, pari alla Fiorentina che si è ripresa anche lei. Siamo sempre lì.
Arriva dalla sconfitta la Fiorentina, quella sconfitta fatta ieri col Milan in maniera immeritata perché veramente ha giocato un grande calcio e non meritava di perdere, devo essere sincero, secondo me anche il pareggio gli era stretto. Detto questo, la Fiorentina l'unico problema che ha è che non concretizza mai quello che crea, eh? No, perché come squadra è molto forte, a me piace tantissimo, gioca alla stragrande bene. E peccato, peccato perché se riuscisse a concretizzare di più veramente sarebbe anche un pizzico più in alto. Detto questo, si è ripresa perché a parte la sconfitta di ieri, immeritata, ricordiamola, arrivava da 3 vittorie consecutive, perciò insomma è in netta ripresa e sta facendo molto bene, 19 punti ci stanno, va benissimo. 21 punti, Torino, nono posto, ieri Torino... che sembrava qua, sembrava fatta praticamente, è riuscito a passare in vantaggio a Roma, ha chiuso bene gli spazi, al Torino è difficile fare gol, insomma, diventa una squadra spigolosa, tignosa, è difficile, poi si passa in vantaggio, insomma, si è ripresa bene nell'ultimo periodo e insomma viene raggiunta proprio sul finale, no? Addirittura al 90° minuto rigore contro, sbagliato dalla Roma, perciò si pensava quasi fatta, invece poi all'ultimo è uscito il gol. Però detto questo, 21 punti è tanta roba, è un Torino che confronto ad altri anni è in una situazione di classifica bella, bella tranquilla, perciò tanta roba, 21 punti. Passiamo all'Udinese, ragazzi. Udinese 24 punti, non riesce più a vincere. Udinese ha fatto 6 vittorie fi a fila, adesso ha fatto 6 partite senza vincere mai. E insomma, si è spenta un po' la favola, no? È tornata un po' alla realtà l'Udinese. Peccato, peccato perché insomma poteva essere quella sorpresa anche nella zona Europa, no? Che poteva, insomma, è ancora lì, può sempre sperare, però. Un conto è partire bene, cercare di tenere quella media, o magari anche se si abbassa un filo, però partendo bene poi ti ritrovi sempre lì. Oggi è vero che a 24 punti, nonostante non faccia risultati da 6 partite, è lì. Però adesso per poter ritornare a lottare per l'Europa deve riprendere il trend di prima, che è difficile, perché 6 vittorie consecutive non lo so chi le fa, non l'ha fatte neanche l'anno scorso il Milan vincendo lo scudetto, forse ne aveva fatte 5, ma adesso non voglio dire una stupidaggine, non voglio andare adatto, però insomma è difficile riuscire, però insomma è là, 24 punti, può succedere di tutto, l'attacco ce l'ha, il gioco ce l'ha, gli elementi ce l'ha per poter far bene, perciò basta anche solo riprendersi e poi si riparte. Perciò boh, vediamo, vediamo la Roma, settimo posto, perciò non è in zona Europa in questo momento, 27 punti, ieri ha pareggiato, male, non, la Roma non fa risultato da 3 partite, una sconfitta e 2 pareggi. Il pareggio ieri era arrivato all'ultimo secondo, all'ultimo istante, ma crea poco. Non mi piace come gioco. Continuo a dire che la Roma, per il potenziale che ha, potrebbe fare meglio. Mourinho, ieri un'altra Mourinhata. Si è fatta espellere anche ieri. Va bene, ragazzi. Avete ragione voi, se continuate a difenderlo, avete solo ed esclusivamente ragione voi perché non si può andare avanti così. Va bene, magari ci poteva anche stare fallo, magari è anche netto, per l'amor di Dio, però. Stai tranquillo, no? Stai tranquillo, non c'è bisogno ogni volta farsi espellere, basta. Ogni tanto, cioè, perché poi magari la squadra ha bisogno dell'allenatore, fa parte che se per quello che gli dà Mourinho, secondo me se ne va anche meglio, magari fa qualcosina di meglio la Roma. Devo essere sincero, non mi piace a me Mourinho, perciò la Roma era partita facendo bene, però adesso si è persa un pochettino, insomma. Non mi fa impazzire, 27 punti comunque là, pari all'Atalanta che è sesta, che è in zona Europa forse solo per lo scontro diretto, magari per la differenza reti, adesso non so perché, però insomma è a 27 punti anche l'Atalanta, 3 sconfitte consecutive, l'Atalanta sembrava avesse trovato una quadra, sembrava aver trovato una quadra quest'anno e invece niente, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Insomma, se si poteva pensare che l'Atalanta senza coppe, con una quadra differente da quella degli altri anni, con i risultati che stava avendo, come si dice, si poteva pensare a un qualcosa di
di più del piazzamento oggi, no, fatti quattro sconfitte consecutive. Se dicevamo dell'Inter che non poteva più partecipare alla lotta a scudetto per le quattro sconfitte, tantomeno lo dobbiamo dire dell'Atalanta, cioè ragazzi, insomma, diventa difficile pensare. Però insomma, può lottare per la zona Champions, è lì, 27 punti, a 3 punti dalla zona Champions, perciò può lottare. Adesso oggi come oggi insomma diventa difficile pensare allo scudetto con quella squadra che c'è lì avanti. Quinto posto Inter 30 punti pari alla Lazio, però insomma giù per messa al quinto posto per lo scontro diretto. Un Inter nettamente ripresa, ultime 5 partite 4 vittorie, una sconfitta quella di Torino immeritata per quello, cioè non immeritata, meritata, perché poi alla fine l'ha meritata perché nel secondo tempo ha fatto male, però nel primo tempo aveva giocato bene. Detto questo, l'Inter è ripresa, è forte, molto forte, ha perso troppo terreno secondo me prima e diventa difficile pensare a uno scudetto, però adesso è in piena corsa per la Champions League. E vediamo cosa farà. Lazio che perde ieri a Torino malamente 3-0. Insomma, la Juve oramai l'aveva presa e addirittura adesso anche superata. Perciò, insomma, tanta roba per la Juventus e la Lazio che comunque rimane in corsa per la zona Champions. È lì e gioca bene. Perciò, adesso vedremo dopo la pausa come si riprenderà. Però, insomma, io penso poi recupereranno anche loro i loro infortunati. Immobile. La vedo bene la Lazio, è una squadra che potrà dare molto fastidio per la zona Champions. Juventus, sesta vittoria consecutiva, che dire? Quando fai 6 vittorie consecutive c'è poco da dire. È in netta ripresa, è vero, non gioca un bel calcio, continua. Beh, ieri no, ieri ha giocato anche bene, bisogna dire. Però fino a ieri non è che avesse come dice, espresso un calcio bellissimo. Però, insomma, quando tu vinci dalla tua parte ci sono i risultati, perciò in questo momento bisogna stare zitti e ammettere che la Juve si è rimessa in corsa. In corsa per la zona Champions sicuramente perché adesso è dentro, è terza, è a 2 punti dal Milan che è secondo. E per lo scudetto io la vedo molto dura, ma la vedo molto dura per tutti. La vedo dura per la Juventus e la vedo dura anche per il Milan che ha 2 punti in più. In questo momento anche il Milan che ha 2 punti più della Juve, cioè 33 punti, non è in lotta per lo scudetto. Per quello che fanno vedere quelle squadre, Milan, Juve, Lazio, Inter, sono troppo discontinue per poter recuperare tutti quei punti a una squadra in alto che non sbaglia niente. Cioè, se qua parliamo di Milan, di Juve, Lazio, ha fatto bene, non meritava però l'ha portata a casa lo stesso, meritava qualcosina in più, ha creato però, ma del Napoli non si può dire questo, del Napoli si può solo dire è lì, è primo, ha meritato, ha creato, ha fatto gol, perciò il divario, il distacco è troppo grosso e quelle squadre lì fanno una partita buona e due, no, due buone e una così e così, due, cioè non hanno una continuità. Per questo è difficile poter recuperare i punti. Tra di loro se le recuperano, no? Il Milan era distaccato, poi recupera perché sono un sali e scendi. Fanno una partita buona e una no, due buone e una no, due, tre buone e forse, una in forse. E allora tra di loro sì, no? Sicuramente vedremo l'Inter passare al Milan, una volta la Juve. Però quella lì è lì in alto perché? Perché fa sempre il gioco, è sempre continua nella stessa maniera, perciò arrivando appunto al Napoli, 41 punti, è la squadra del momento nel campionato italiano, è una squadra che ha fatto benissimo anche in Europa, è prima, 13 vittorie, 2 pareggi, 37 gol fatti vuol dire miglior attacco, non è la miglior difesa, ma è vicina alle migliori difese. Insomma, 41 punti, ma di che cosa stiamo parlando? Undicesima vittoria consecutiva. Ragazzi, bah, cioè, non si può andare avanti. Napoli sta facendo un campionato stratosferico, è lì e mi viene veramente molto difficile pensare che possa qualcuno raggiungerla. Poi è tutto lungo. Vediamo, proviamoci, cerchiamo di vedere come inizierà. Non ho le certezze che vedrete che con la seconda parte del campionato Spalletti non riuscirà, gli altri. Non ho io tutte queste certezze. Vedremo, speriamo.
da avversario, lo spero, però vedremo come inizieranno gli altri, perché può anche succedere che quando riprenderà il campionato tu fai ancora peggio e loro fanno ancora meglio e prendono ancora più vantaggio, eh. Non c'è scritto che perché l'hanno preso prima lo devono perdere dopo, eh. Non c'è scritto, perciò io non ho tutte queste certezze, lo spero evidentemente, vedremo come andrà. Belli siete, ragazzi, questa è la mia classifica. Adesso la rivedremo il 4 di gennaio, però ci inventiamo qualcosa, dai ragazzi, perché comunque non è che adesso non ci vediamo più fino a quando riprende il campionato. C'è il mondiale da chiacchierare, ci sono tante altre cose, insomma, vediamo. Poi devo fare un video a riguardo perché adesso mi vado a vedere bene l'intervista, ho visto una cosa ieri, mamma mia. Poi ne parliamo, ragazzi. Vi aspetto domani in live 17:30, 18:30, ci facciamo una chiacchiera, un aperitivo insieme, mi raccomando, vi aspetto. Pacchiamo gli animi, tutti belli tranquilli, belli siete, ragazzi, un abbraccione di cuore a tutti quanti, buon proseguimento di giornata e come dico sempre io, ciao!